Allora, oggi devo fare questo lavoro qui. Devo andare a tinteggiare questa copertura che si trova proprio nell'ingresso di Mannu, che andrà a coprire tutto l'impianto elettrico della Victron. Abbiamo deciso di tingerlo perché avevamo troppo legno, cioè è tutto in legno e questo almeno Spezza un po'. spezza un po' dal restante del legno, se no era troppo. Questa è l'entrata, c'è cioè la porta in legno, tutta l'entrata in legno, poi quindi abbiamo deciso di tingerlo per spezzare e tingerlo con lo stesso colore che rimane lassù. Boh, alla fine questo è il risultato finale. Non siamo molto convinti di questa scelta. Cosa ne pensi, Chico? Di che cosa? Di questo trabajo. Non mi piace. Dai, va bene, sì, non c'entra niente, però. A Sto filmando. che Sono i cosa? pennelli. Pennelli. Prendi le chiavi. Vediamo se riusciamo a ripiegarla per farla stare dentro uno scatolone. Questa è la tinta che abbiamo comprato per tingere la copertura. Abbiamo deciso oggi di parlare un po' di noi, di cosa ci ha spinto a vivere in un camper, a cosa ne pensiamo della situazione attuale in generale. E cosa ne penso? Penso che sia una situazione di cacca. Noi fondamentalmente non ci ha toccato questa situazione. Perché, tornando al discorso del fatto che Allora, viviamo in camper e che quando siamo è. dissociati dalla società e dal suo No, sistema. allora, questa situazione Covid a noi personalmente fino ad ora, perché dipende da quanto continuerà questa situazione, non ci ha toccato perché quando è nata questa situazione noi eravamo in Marocco da un mese con il precedente camper, ci hanno chiuso le frontiere, non potevamo rientrare, il nostro progetto era quello di stare in Marocco un mese e rientrare, invece ce ne siamo rimasti quasi 5, però stavamo benissimo, cioè non credo che non volevamo essere in nessun altro posto se non in Marocco in quel momento, vedendo le informazioni online che qui era invivibile, veramente invivibile, noi eravamo in un posto meraviglioso. Isolati, c'eravamo soltanto noi, nel paese che avevamo vicino dove andavamo a caricare acqua ogni 3 giorni, a fare la spesa, delle cose che ci servivano, si viveva tranquillamente, cioè quindi c'era il lockdown in tutto il Marocco, però essendo in un posto come il Marocco, la cosa era vissuta totalmente in un'altra maniera, cioè era molto più rilassata come situazione e quindi ce la siamo vissuta veramente bene. Dopodiché siamo rientrati dopo quasi 5 mesi appunto in Marocco, siamo rientrati in Italia che era estate, che la situazione si era già molto tranquillizzata la scorsa estate qui in Sardegna, in Italia in generale, e quindi siamo riusciti a vendere tranquillamente il nostro precedente camper, siamo riusciti ad andare a prendere Manu a Bolzano senza nessun problema. Il Covid a noi personalmente non ci ha toccato. A parte adesso che A stiamo entrando parte nel in rosso. questo momento veramente Perché noi presente. adesso, vabbè, siamo qua perché ne abbiamo approfittato della zona rossa per finire questi dettagli su Manu. Vi mostro cosa c'è nello scompartimento sotto il pavimento, che l'altra volta nella visita non l'avevamo fatto vedere perché era ancora da finire. Ed ecco qua. Abbiamo costruito 2 cassetti estraibili per poterci mettere un po' di tutto, uno e due. Però se non fossimo stati in zona rossa, questi ultimi lavori li avremmo tranquillamente potuti fare anche da qualche altra parte. Sì, assolutamente, certo, Poi mettere. vabbè, Sebastiano Io devo ha di finire un po' di. tavole da surf. Che fai? Tolgo la paratina a questa tavola. Che devo venderla.
è in vendita questa tavola, quindi se ci fosse qualcheduno interessato potete contattarci anche in privato. Un bel fish in twin. Magari in questo preciso momento, adesso nel presente, ci sta iniziando a toccare un pochettino questa situazione del Covid. Come forse vi abbiamo già accennato in precedenza, noi viviamo in camper a periodi alterni dal 2016. Più che una scelta, diciamo che è stata una cosa che è successa e basta. Quindi dopo che ci siamo conosciuti, eravamo tutti due stagionali, era arrivata la fine della stagione e lì ci siamo chiesti che cosa facciamo adesso e avevamo deciso di comprare questo camper e di scoprire questo magnifico mondo di libertà, che è una libertà che una volta che si prova io penso che se ne diventi totalmente dipendenti. Il fatto di provare appunto questa sensazione di libertà che si ha solo ed esclusivamente se si vive in camper. All'inizio non è stato semplice perché, ripeto, gli spazi all'interno sono limitati e l'acqua, lo stesso, il fatto di lavare i piatti con tutta tranquillità come si ha magari quando sei a casa o una bella doccia grande, ampia, in un camper, nel camper che avevamo acquistato nel 2016 non era così grande come quella che abbiamo adesso su Mannu. Quindi abbiamo scelto, o il destino ci ha portato a scegliere questo tipo di vita, non per una necessità economica, perché non possiamo magari permetterci un appartamento, no, proprio una scelta di vita. Quindi in continuo cambiamento, in continua esplorazione, si ha un contatto maggiore anche con la natura, anzi si ha un contatto totale con la natura, perché puoi, diciamo, sentire e percepire maggiormente il cambio di stagione, quando piove, quando c'è caldo, vedere le lune piene, è davvero una vita incredibile. Perché fondamentalmente vivendo in camper comunque non rimani dentro come puoi rimanere dentro casa in un'abitazione normale, cioè come sei sempre dentro, però hai la necessità di uscire sempre fuori, comunque anche per il fatto magari degli spazi limitati, comunque rimangono piccoli e senti la necessità di uscire, o anche per il fatto che se sei sempre in un posto nuovo hai voglia di vedere cosa c'è attorno. Esatto. Invece vivendo tutta una vita su, come può essere un paese tipo Bellevue, lo conosci, quindi fondamentalmente non hai la curiosità di vedere cosa c'è fuori, perché sai già cosa c'è. Invece esatto. Arrivando in un parcheggio o in un luogo che non hai mai visitato, sì, forse anche per quello che ti rendi conto, cioè che hai più un contatto con l'esterno, sì, e con il cambiamento. Sì, è un cambiamento continuo alla fine, soprattutto in quest'anno che è davvero aperto gli occhi, penso, a tantissime persone, il fatto che nella vita comunque non si hanno certezze. Ricordiamo che Ondina è una è femmina, cioè. Cioè. No, vabbè, Ondina. Oggi vorremmo dare spazio nel nostro video a un'antica arte che è quella del torrone. La mia famiglia ormai produce da diverse generazioni e quindi ci piacerebbe condividere con voi questa bellissima arte. L'hanno portato qua in Sardegna gli spagnoli intorno al 1600, però secondo me è una cultura nordafricana, algerina, tunisina, e poi lo facevamo un pochino tutta la Sardegna, il torrone. Il centro della Sardegna l'ha adottato e ancora siamo i torronai più rinomati. I maggiori produttori di torrone in Sardegna. Sì, sì. Potresti spiegarci come è fatto il torrone? Il torrone io lo faccio di solo miele sardo e eucalyptus in prevalenza, perché rimane un po' un miele più delicato al palato. I mieli di montagna di solito sono troppo forti per il torrone. Poi viene messo l'albume dell'uovo montato a neve, lasciato lavorare fino a quando non monta la pasta. Una volta che è montata dentro il calderone in rame, e una volta che è montato si abbassa la marcia, perché prima è veloce, si abbassa la marcia e si lascia cuocere la pasta. Una volta che è quasi cotta la pasta vengono... Quanto tempo ci vuole per cuocere la pasta? Quello cambia dall'inverno all'estate, perché
d'inverno ha bisogno di meno cottura ed estate molta di più perché col caldo si ammorbidisce. Sono a vedere dalle 2 ore e 30 alle 6 ore di cottura. E come frutta secca usiamo noci, mandorle e nocciole. In prevalenza in Sardegna il trono che va di più è il trono delle mandorle. Sono 2 anni che sono fermo da quando è arrivato questo Covid. Sono fermo e mi sto salvando spedendo online con Sardinia e-commerce oppure quest'altra e-commerce foodotteca. Quindi c'è il lato positivo comunque di internet. Eh sì, e se non fosse per quello non so come avrei fatto. Le tue entrate sarebbero... Zero, pari a zero. Perché comunque è un prodotto che in Sardegna va tutto l'anno, a differenza magari di molti altri posti che prevalentemente durante il periodo natalizio. Ma in tutto il mondo è natalizio, tranne in Sardegna che per noi è sempre Natale. Ecco, è sempre festa. È sempre festa, ve lo faccio assaggiare virtualmente. Vogliamo concludere questo video con un sorriso e con un messaggio di speranza. Siamo convinti che da questa pandemia ne usciremo più consapevoli che mai. La vita è breve e bisogna saper apprezzare le piccole cose, saper perdonare, ma soprattutto imparare ad amare e rispettare il prossimo. Ritorneremo a viaggiare in luoghi sconosciuti, con occhi diversi e una maggiore gratitudine.